Rinnoviamo i ringraziamenti a Maria Concetta, al CUG, a tutte le figure della sicurezza che sono intervenute questa mattina. Riteniamo che questa sia una giornata estremamente importante e più che di bilancio vorremmo parlare di un percorso. È un percorso che stiamo realizzando insieme alle nostre colleghe consigliere di fiducia presso l'INGV, quindi è un percorso congiunto. Abbiamo preparato una breve presentazione per fare in modo di lanciarvi un messaggio anche di percezione diretta di quello che è la nostra attività e l'abbiamo divisa in due parti, Stato e prospettive, prossimi passi. Prima di tutto mi presento, io mi chiamo Agata San Gianantoni, per coloro i quali non mi conoscono, quotidianamente io mi occupo della gestione legale delle infrastrutture di ricerca che l'INGV coordina per l'Italia. Infatti mi occupo della gestione legale di EMSO-ERIC e di EPOS, quindi questa è la nostra attività quotidiana. Vi dico questo perché questo inevitabilmente condiziona le nostre attività e il nostro modo di porci nei confronti anche dei problemi e di relazionarci nei confronti dei colleghi, dei dipendenti che si sono rivolti a noi. Passo adesso la parola alla collega Valeria. Ti vuoi presentare? No, o vado avanti prima nella presentazione, ok. Prima di tutto il ruolo delle consigliere di fiducia. Il ruolo della consigliera di fiducia è stato, le azioni che hanno ispirato, i principi che hanno ispirato le nostre azioni sono quelli che derivano dal codice di condotta. Il codice di condotta rappresenta il nostro criterio guida, quindi il nostro ruolo è quello di applicare le disposizioni previste nel codice di condotta. Abbiamo immaginato nell'impostazione delle azioni dello sportello d'ascolto, della costituzione dello sportello d'ascolto, un ipotetico ponte. Noi vorremmo costituire un ponte tra il lavoratore e tutti gli attori del benessere, in quanto riteniamo che, riallacciandoci a quanto detto dal dottor Lacommare, ci è capitato spesso anche di avere segnalazioni che in realtà non erano delle vere e proprie segnalazioni, ma erano una richiesta di intervento, e quindi noi abbiamo svolto anche un ruolo di reindirizzamento a quella che era la struttura competente, gli organi competenti all'interno dell'ISPRA. Quindi abbiamo applicato, il principio guida è quello dell'articolo 8, cioè l'impegno dell'istituto di voler attuare quindi un ambiente lavorativo scevro da azioni e attività percepite come negative dei lavoratori. Il nostro obiettivo primario è quello di istituire un ambiente, un clima organizzativo sereno. Per fare ciò abbiamo iniziato circa un anno fa con questa sinergia davvero innovativa con il CUG e abbiamo realizzato un paio di riunioni, tenutesi una presso qui presso l'ISPRA e un'altra presso l'INGV, attività del tutto preparatorie, volte a conoscerci e ad identificare quelle che poteva essere una sorta di pianificazione delle attività e dei vari attori da poter coinvolgere in queste attività. Un'azione molto importante di diffusione e di disseminazione è risultata senza dubbio la brochure informativa predisposta dal CUG dell'ISPRA che in un linguaggio molto semplice e molto diretto spiega, e molto positivo, spiega ai lavoratori chi fa che cosa, proprio al fine di indirizzare in modo chiaro i lavoratori verso quello che è lo sportello d'ascolto. Ok. Adesso passo a te. Aspetta, buongiorno a tutti, mi chiamo Valeria De Paola, sono un tecnologo e attualmente sono il coordinatore dell'ufficio normativo relazioni sindacali e formazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Però per 15 anni sono stato il capo dell'ufficio del personale dell'ex osservatorio vesuviano, quindi un po' la materia della gestione del personale, del rapporto e delle problematiche, delle problematiche che ognuno di noi, di cui ognuno di noi è portatore, ne ho avuto esperienza lavorativamente. La nostra attività è iniziata tra luglio, verso la fine di luglio, con la prima chiamata. I primi approcci, sempre però a frutto delle statistiche, si sono rivolte a noi 18 persone, di cui 8 di personale ricercatore tecnologo e 10 personale tecnico amministrativo.
quarto, ottavo e sempre per la statistica 12 donne e 6 uomini. proprio per la statistica. L'attività di ascolto è stata chiaramente l'attività prevalente, è stata un'attività molto impegnativa nella prima fase perché per ISPRA era una prima esperienza, non si sapeva che cosa fossero le consigliere di fiducia, non si sapeva quali fossero i loro confini, quali fossero le loro competenze, non si sapeva che cosa potessero fare di fronte a un problema che andavano a manifestare, che si manifestava. Quindi è stata innanzitutto un'attività informativa. V'è da dire però che questa attività informativa era sottesa a uno scoramento un po' generale, non scoramento dei colleghi ISPRA, ma un po' scoramento della società civile nella creazione di una nuova figura istituzionale che chiaramente non era conosciuta all'interno dell'organizzazione e quindi e soprattutto di quello che poi questa figura potesse andare a fare, anche perché parliamoci chiaro, noi ci interfacciavamo con delle persone che ci andavano a raccontare le loro situazioni personali, quindi delle situazioni su cui loro avevano già erano frutto di un'elaborazione propria e quindi dovevano raccontarci anche il loro intimo a livello di pensiero. Una naturale diffidenza che avevamo messo in conto e che devo dire è stata superata ogni volta raccontandoci agli interlocutori, dicendo guardate, noi siamo terzi rispetto all'organizzazione ISPRA, quindi non siamo subordinati a quello che è la vostra gerarchia, non abbiamo rapporti nella influenze del nostro lavoro ordinario con la vostra gerarchia e lo facciamo in spirito volontaristico e soprattutto gratuito. Questi cardini, terzietà, volontarietà e gratuità sono stati a nostro avviso la chiave della fiducia, per aprire la fiducia dei nostri interlocutori. Altrimenti veramente è difficile, ma non perché, ripeto, non per la compagine ISPRA, ma per la nostra compagine sociale di cittadini. Questo quindi ha determinato un colloquio senza inquinamento, un colloquio senza retropensieri, un colloquio sereno. Le modalità di ascolto sono state assolutamente informali, assolutamente improntate alla massima riservatezza. Noi chiedevamo sempre in che modo volete parlare con noi e c'è da dire che quasi tutti ci hanno parlato al di fuori dell'orario di lavoro, in modalità estremamente riservata, ci hanno voluto incontrare non in luoghi istituzionali, abbiamo fatto credo due incontri all'INGV perché anche la sede dell'INGV che è qua vicino veniva vista come sede inquinata, quindi questo è un po' il panorama su cui bisogna comunque riflettere. Quindi Barbari, Roma, stazione Termini, telefono, Skype, molte Skype, email, e, insomma, dovunque noi abbiamo accolto qualsiasi richiesta di tipologia di contatto. Valeria, noi... scusa, però precisa che alcune non sono conteggiate nei 18. Sì, va bene, sì. Perché... Poi adesso quali sono le caratteristiche, le macro caratteristiche su cui queste richieste di colloquio possono essere individuate? Presunte discriminazioni, presunte molestie, presunte azioni di mobbing. Diciamo presunte perché sono dei racconti, come diceva prima il direttore Lacommare, come diceva prima il direttore generale, sono dei racconti unilaterali e quindi il racconto unilaterale può essere solo un racconto di un presunto qualcosa. Questi racconti, tutti, veri, falsi, oggettivi, soggettivi, non importa, comunque rappresentavano un disagio. Il fil rouge era la percezione di un disagio, a cui ci chiedevano aiuto. Quindi noi siamo intervenute sulla loro percezione di disagio.
null'altro. Disagio chiaramente legato all'organizzazione, non disagio legato a fatti personali, perché chiaramente non... E andiamo adesso un po' ad analizzare. Presunte discriminazioni, 13 segnalazioni nel complesso. Di queste 13 segnalazioni, 7 non erano competenza delle consigliere di fiducia. Il discorso che faceva prima il dottor Lacomà è un discorso importantissimo, noi abbiamo avuto anche modo di parlarne con lui. Anche perché la figura della consigliera di fiducia, il ruolo, le competenze non sono note, perché è giusto così, è la prima esperienza, è la novità, a volte siamo state interpellate, siamo state chieste in una visione informativa. Le persone ci chiedevano, molte volte pensavano di essere discriminati semplicemente su motivazioni che riguardavano invece l'alveo sindacale. Tutto l'alveo sindacale, oppure problematiche legate agli sviluppi di carriera, domande a cui noi abbiamo risposto dalla nostra conoscenza professionale, perché siamo come voi un ente di ricerca, componente di un ente di ricerca, quindi il contratto è quello, le dinamiche sono quelle, le storie più o meno sono quelle. Però è chiaro che questo ci ha evidenziato un vulnus nella comunicazione, quello che dicevo prima il direttore generale, nella comunicazione verticale, nella comunicazione istituzionale, come funziona, dove siamo, che cosa facciamo, chi fa cosa, chi non deve fare cosa perché lo fa un altro. Quindi questo è importante, comunicare, parlare, diffondere. La trasparenza nel passaggio delle informazioni, anche nella costruzione di un organigramma, di un ente, questo è importante, perché è chiaro che è il primo anno, quindi è poca roba, voglio dire, i numeri sono bassi, però diciamo il disagio, la percezione di disagio è stata forte, non era competenza del consiglio di fiducia, quindi diciamo ne abbiamo parlato, abbiamo trovato delle soluzioni, voglio dire una comprensione. Alla fine di questi colloqui tutti ci hanno detto grazie, perché finalmente ho avuto la spiegazione che nessuno mi ha dato prima. Giusta, sbagliata, non lo sappiamo, noi speriamo giusta, però è stato un momento in cui una persona chiedeva un ascolto e noi abbiamo dato un ascolto. Altre 6 invece situazioni erano di competenza di presunte discriminazioni, erano, diciamo, le abbiamo viste come di competenza della consigliere di fiducia. Della consigliera di fiducia, e vi dico che in 2 casi i segnalanti, dopo nostri diciamo colloqui, approfondimenti hanno risolto in maniera soddisfacente la situazione. Un caso non ha chiesto, cioè non ha voluto, non percorre questo il nostro colloquio con noi. Non ci ha dato i motivi, altrimenti l'avremmo detto, e altri 2 casi ci hanno spinto a parlare con la dirigenza dell'ISPRA e devo dire che le soluzioni sono state soddisfacenti. Una segnalazione ancora in corso, quindi andiamo avanti. Una segnalazione di presunte molestie. Dico presunte perché sull'argomento delle molestie è un argomento molto sensibile, molto particolare. Molestie è anche un atteggiamento ridondante, è un atteggiamento sopra le righe, non necessariamente o volutamente molestatorio. Ci siamo imbattuti di fronte a un caso dove semplicemente una persona con una sensibilità diciamo particolarmente elevata, per dinamiche proprie che noi non indaghiamo, riteneva essere ridondante un atteggiamento di un suo collega. Quindi ne abbiamo parlato in maniera molto molto serena con entrambe le parti, perché il segnalante ci ha chiesto di poterne parlare con il segnalato, intendiamoci, e quindi in maniera molto soddisfacente si è arrivata a una soluzione, perché si è capito insomma che a volte un atteggiamento di affettuosità tra colleghi, però un po' una prossemica più spiccata,
dei complimenti più marcati possono dar fastidio, che non è una valutazione oggettiva, intendiamoci, sono valutazioni soggettive, perché sono percezioni, quindi solo sulle percezioni. 4 segnalazioni di presunto mobbing, una ne stiamo ancora parlando, quindi non è ancora in una fase proprio primigenia, altre 3 purtroppo nascono da eventualmente, così ci è stato raccontato, noi accogliamo il racconto, da situazioni insormontabili, e sono talmente insormontabili che hanno, ci hanno detto l'intenzione di agire per le vie legali. A quel punto noi ci siamo bloccati, perché il nostro ruolo è in una fase di prevenzione del conflitto, non di consulto nel conflitto, ci siamo fermate, e quindi poi hanno le vie legali, non so se l'hanno fatto, ma in linea generale questa è la loro volontà. Voglio dire, manifestare una cosa, il team, noi abbiamo lavorato, io, Agata, ci siamo confrontate, a volte ci siamo confrontate con Paola e Maria Luisa, e l'importanza di una squadra per capire le situazioni. Ci siamo confrontati varie volte con il medico competente e con il dottor Lacommare, nella sua veste prima di direttore generale, poi di direttore del personale. E vi dico che è stato un colloquio, dei tavoli di incontro importantissimi, perché attraverso le esperienze diverse si riesce a capire il filo di quel racconto, perché il racconto è unilaterale e non è facile, proprio per la nostra terzietà ed estraneità, a volte capire che cosa sottende un racconto. Quindi fondamentale essere in team, essere squadra e analizzare le varie situazioni, quelle che noi abbiamo ritenuto essere fondate chiaramente, sotto vari punti di vista. Chiaramente sempre insieme al segnalante, ogni azione viene fatta in accordo con il segnalante, questo ci tengo a dirlo. E per la parte delle prospettive, okay, passo la parola ad Agata. Grazie. Allora, quindi riallacciandomi a ciò che ha detto Valeria relativamente quindi a questo ruolo di prevenzione del disagio, tutte le procedure, vorrei aggiungere che tutti i casi, tutte le segnalazioni pervenute sono state riconducibili a quelle che sono le cosiddette procedure informali previste nel codice, quindi non abbiamo percorso fino ad adesso una procedura formale, quindi questa era una precisazione che mi sentivo di darvi come dato, perché quindi abbiamo improntato la nostra azione come un ruolo di mediazione preventivo. Ora, passando a quelle che sono le prospettive, i prossimi passi, gli obiettivi che vorremmo perseguire per i prossimi mesi, prima di tutto una consapevolezza, vorrei esprimervi la consapevolezza che l'investimento in benessere per la pubblica amministrazione, in particolare per l'ISPRA e per gli NGV, sicuramente avrà un impatto positivo, un impatto positivo in termini di efficienza e di efficacia delle attività lavorative, dei servizi resi dall'istituto, ma soprattutto anche in termini di immagine e di affezione al lavoro e di senso di appartenenza dei dipendenti nei confronti dell'istituto. Il disagio lavorativo e tutto ciò che ruota intorno al disagio lavorativo è causa di assenze per malattie, causa di inefficienze, di ritardi, di problemi, di malfunzionamenti, per cui l'investimento in benessere senza dubbio è un investimento positivo. E l'ultimo macro obiettivo, ma non ultimo in relazione di importanza, è il potenziamento della rete. Potenziamento della rete che, come tutti coloro i quali hanno parlato stamattina prima di noi, è fondamentale. Noi ci siamo interscambiate esperienze, pareri con il medico competente, abbiamo parlato con il dottor Lacommare, abbiamo parlato con le colleghe di ISPRA, perché lo scambio di esperienze riteniamo che sia la base di tutte le nostre azioni e di tutti i nostri prossimi passi. Vi ringraziamo e siamo disponibili ad eventuali domande.